diciamo, pareggiano quello che è la relazione invece oggettiva. Allora su questo, beh, Eleonora, dove sei? Ti devi far pagare i diritti da perché? Perché se abbiamo Maurizio Turco che sta facendo uno sciopero della fame molto lungo anche lui su questo, semplicemente perché questa cosa venga conosciuta, perché dirlo una settimana fa lo pubblica, come tante cose, noi siamo molto abili a suggerire a Beppe Grillo, devo dire che non so neanche se il capo bastone, come li chiama lui, è in grado di nominare uno per uno, e decide solo lui, gli eletti, forse in questo momento li farà accogliere a Beppe Grillo. Ma e sulla legge elettorale un'altra cosa, è vero, e questo è un argomento anche di Roberto, beh è vero, io lo dico al professor Cinque. Qualche giorno fa ci ritroviamo in prima pagina sul Corriere della Sera l'ennesimo articolo pensato, ben scritto, del professor Sartori, il quale nel dare Gian Burrasca Pannella, Radicale, doppio turno, ma io voglio dire al professor Sartori, senza rimarcare il passato, nel senso che se il Corriere della Sera avesse offerto l'opportunità di replica, sicuramente sarebbe stato il caso, ma professor Sartori, contro i radicali, ma dice legge elettorale, abbiamo capito come sta andando, come andrà, questa è la situazione. Abbiamo poi il momento dell'accesso alle elezioni. Sull'accesso alle elezioni noi ci ritroviamo da capo a 12, anzi peggio, ci sono le stesse regole che hanno consentito il caso Filmicone, le stesse regole che hanno consentito in Piemonte il caso Cota, cioè giovine, per cui grazie al quale Cota è stato eletto, che in Liguria anche grazie ai nostri compagni. Allora la prima cosa io dico, dobbiamo dire veramente, ma non solo noi, dobbiamo ringraziare i nostri compagni. Oggi chiede a chi si volesse presentare 100.000 firme da raccogliere divise per varie città per la Camera e 60.000 firme, se non sbaglio, per il Senato. Allora, questa è l'idea. Questa procedura è una procedura che oggi, nel momento in cui sono cambiate anche le condizioni non solo di legalità ma anche di vita sociale italiana, per cui anche me, attraverso la rete, questi che sono i documenti istituzionali, quelli che sono la base della democrazia, senza che si sia intervenuti su quel recinto che hanno creato, consentendo solamente ai partiti che hanno i loro consiglieri comunali provinciali di avere la possibilità, senza spendere la vita, di raccogliere le firme sulle liste. Bene, tutto questo, se qualcuno volesse rispettare la legge, non ce la farebbe. Nessuno si può presentare oggi con queste condizioni, neanche i grandi partiti, tra le liste, a meno che non si faccia. Come infatti hanno fatto? La Lombardia ha insegnato questo. Chi viva? Allora, Gianni Berto ha presentato il progetto istituzione, un nuovo documento ancora una volta innovativo e che, come abbiamo detto prima sulle delibere, magari tra uno o due anni si saranno recuperati quei parametri di quello che ha detto lui. Ma noi abbiamo una situazione in cui non è così, come non è pensabile che in Germania, che in Inghilterra, che in America si voti con una legge cambiata due mesi prima, così non è pensabile da loro, ma penso neanche in Corea, che il diritto di tribuna da due anni e sei mesi che non c'è un ospite per chiamare, ma è qualcosa di pensabile, qualcosa che può riguardare solo noi. Ciao Franco. O è qualcosa, ciao, che riguarda lo Stato, questo Stato con legge e le condizioni di democrazia. Allora, che cosa facciamo rispetto a questo? Beh, qualcosa abbiamo fatto, ma credo che noi dobbiamo considerare come nostra priorità politica di radicali italiani quella di lottare per riconquistare i testi aggiornati non democratici su questo, ma su due fronti in particolare, agendo per ottenere davvero questa riparazione a favore dei cittadini. Sulla carcere, la giustizia è partita, c'è il tema, c'è la questione in corso, vediamo con la RAI come si andrà a chiudere. Ma c'è quest'altra, a parte che dai tutti. Allora, la settimana prossima saremo già in grado con il professor Giuffrini di andare in Corte Europea di diritti dell'uomo proprio con questo, di andarci anche offerto ai cittadini, anzi chi ci ascolta, se ci sono cittadini anche che vogliono dare un messaggio, non vogliono far sì che siamo sempre radicali a difendere i loro diritti, beh fatevi lì, perché stiamo prendendo le persone per poter presentare in Corte Europea di diritti dell'uomo il ricorso proprio nei confronti dello Stato italiano, della Commissione di Vigilanza, della RAI, rispetto a queste strutture cancellate, come primo aspetto, ma ce ne saranno altri che verranno. Io credo che questa debba essere una nostra priorità sull'immediato, così come anche quella che riguarda l'accesso alle elezioni, perché in questa maniera o noi lasciamo stare
e pensiamo, va bene, facessero come gli pare, si facessero le regole che vogliono loro, consentissero a tutti quanti di imparare. Noi abbiamo avuto succedere che è diverso che andrebbe fatto. Non candido radicali italiani a farlo, né è questo il congresso che deve uscire. Allora, su questo vorrei che fossimo una volta per tutti chiari. In questi anni, da quando il Partito Radicale ha fatto una scelta internazionale traspartita con presentazione delle elezioni in quanto tale, i progetti politici elettorali sono stati espressione della scelta di partiti, dell'area, di Galassia, e l'associazione lista Marco Pannella è stato lo strumento che si è assunto la responsabilità della presentazione e poi con tutto quello che promette, la forma e altro, degli ultimi vent'anni. Allora, la prima cosa che io sono dire tutti coloro che si capiscono anche le ragioni, a volte sono semplicemente di riflessione magari introvertita, che credono di poter rivelare questi vent'anni, questa storia, nascondendo quello che è stato, il ruolo di garanzia, il ruolo di garanzia non solo per i radicali, ma per un sistema antidemocratico della lista Marco Pannella. Beh, io credo che fa un'opera di falsificazione che faremo bene a liquidare immediatamente. Al tempo stesso credo che dobbiamo riconoscere quello che è successo sempre in questi anni, almeno quando c'è la Radicale Italiana. Cioè, la Radicale Italiana è sempre stato a sostegno di questi progetti politici elettorali. Lo è stato una volta nelle forme in cui via via si andava finito a prendere forma. Lo è stato nel 2006 con la Rosa del Cuneo, in cui è stata una delle gambe politiche di quel progetto politico elettorale. Lo è stato nel 2008, quando si è riconosciuta nell'accordo politico fatto col Partito Democratico. Lo è stata nel 2009, quando è stata a sostegno delle liste del Partito Popolare, che erano le liste della Strega Gialla. E allora, su questo credo che valga la pena in qualche modo essere anche chiari tra di noi, anziché cercare, come qualcuno magari ha fatto, di utilizzare anche come in maniera pretestuosa e a volte strumentale questa dualità. E io credo che ci sia appunto da essere chiari, e lo dico per primo, io non mi sono mai posto il problema che se dello statuto, come ci ha fatto notare Marco Pannella, ci sia o non ci sia la questione della non presentazione dei radicali italiani in quanto tale alle elezioni. Ma non lo sono mai posto semplicemente perché in questi 11 anni mai c'è stato un tentativo, mai è capitato, né mai è sembrato che negli organi dove si prendevano le decisioni delle sedi c'è stata un'ambizione a fare questo, né tantomeno c'è adesso. Però credo che sia tranquillamente opportuno in questa fase, allora di inserirlo, sarò io il primo a proporlo di inserirlo come elemento anche costitutivo nostro, come costitutivo dell'essere radicale. E questo credo che sia un punto che senza sicuramente dovrà essere sviscerato e altro, ma anche perché, ma che vogliamo pensare che in questa fase di antidemocrazia in cui noi andiamo a un concetto, a una riforma americana che dice, con dei confronti, con i collegi maggioritari, sia questa la questione importante, sia radicali italiani che si presentano alle elezioni, a parte, ripeto, che non è, da questa sede non c'è stata nelle nostre azioni alcuna direzione in questo senso. Però al tempo stesso, siccome comunque è qualcosa che circola, che si parla, anche solo credo che sia meglio che arriva una volta del tutto. E allora ritorno alla questione di cui credo sia quanto si debba provare a fare come la Lega Italiana, diciamo, come soggetto, come studente del partito, è un punto che si dice. Allora io credo che noi dovremmo in qualche modo rafforzare questo progetto di contestazione dell'antidemocraticità delle elezioni con una lista, con una presenza che a questo punto ovviamente sarà decisa nelle sedi e con le regole del partito, le forme poi sono quelle che abbiamo avuto in questi anni. E però che debba essere qualcosa in cui in qualche modo noi a livello nazionale, al momento, poi dopo vedremo anche chi c'è qua, che noi ci presentiamo con il nostro candidato alla presidenza del Consiglio, sapendo benissimo una cosa, che quelle difficoltà di cui ho parlato prima, dell'accesso alle elezioni, di raccogliere le 100.000 più 60.000 firme,
beh, si tengono insieme, cioè o battiamo quelle difficoltà e o altrimenti anche questo non, è, non sarà possibile, ma sarà il modo per poterlo fare, e su come dovremmo prepararci in Lazio e Lombardia a delle candidature autonome, sapendo che, come sempre radicali che credono nel dialogo, se ci sarà un leader politico che in qualche modo vorrà riconoscere, riterrà utile il progetto radicale, che è questo che appunto stiamo da anni gestendo, certo non saranno i radicali a rifiutare il dialogo. E allora, vediamolo com'è il punto di questo dialogo.